parlato del turismo, turismo che potrebbe essere un altro supporto economico della nostra provincia, onde tra l'altro abbiamo degli itinerari culturali notevoli, basterebbe da solo il barocco, è vero, a poter via, nascondendo alla politica quella che è la mia competenza. Accendo a loro mente, cioè alle nostre colture agricole, una nostra tale nel nostro territorio. E appena di questi oggi il giornale parlava della tratta ferroviaria Siracusa-Gela, che è già stata iscritta come per essere soppressa. Si procede alla convenzione sulle condizioni di elegibilità e sull'incompatibilità alla carica di consigliere comunale. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Si procede all'elezione del sindaco. Ci dia Comitini. Foresti. Sarta. Tolaro. Fiore. Rocco. Curciullo. Bonetta. Di Stefano. Battaglia. Giudice. Raffaele. Essendo la deliberazione relativa all'elezione immediatamente esecutiva, invito il sindaco a prendere la presidenza di questa assemblea, di questo consiglio. Signori consiglieri, prendo atto del risultato della votazione per l'elezione del sindaco, che ha visto confluire sul mio nome la maggioranza dei suffragi di questo consiglio. Ringrazio il mio partito, il gruppo consiliare PC, il consiglio tutto, che ha inteso investirmi di questa carica così importante e di grande responsabilità. La città di Vittoria è una città diversa dalle altre. La dinamicità, l'intraprendenza, l'orgoglio, la combattività dei vittoriesi sono delle peculiarità che non hanno riscontro in altre realtà meridionali, che si ribella ad una visione statalistica ed accentratrice del lavoro, che su importanti questioni hanno messo in discussione le impostazioni verticistiche ed antipopolari dei governi nazionali e regionali. Sono partite da Vittoria le grandi battaglie per il rinnovamento dell'agricoltura e della serricoltura. Le discusse approvate ad unanimità, ma sono rimaste chissà dove. E incominciamo con la panorama. Proseguiamo con i piani particolari già. I comunisti ci siamo sempre impegnati in prima persona per questa cosa. Allora il fronte da battere chi? E qui mi pare che ci troviamo stasera, se non parlo errato, tra gli amici di Ibera e i poco amici di Ibera per tenerla in. Io di quartiere più volte abbiamo discusso della rete idrica e la rete fognante che perde dappertutto. È una cosa importante, è una cosa che va alla salute di tutti. Partecipare a questo incontro, a questa delegazione. Giorgio? Triviali, come dire a me.
Ma io questa riunione le considero importante, in quanto si mettono in evidenza quali sono i dati negativi e positivi di questa legge. Ha parlato per due volte, è restato così senza una soluzione, significa che c'è una carenza tecnica e una carenza amministrativa. Qualora dovesse prevalere il senso della mobilitazione, possiamo dire che oggi questo senso è in contrapposizione a ciò che nei fatti si sta muovendo verso un recupero. Come è amministrata la salute a Ragusa? L'unità sanitaria locale come funziona? Per me non funziona bene, perché lascia desiderare tutti. Ma in quale campi, ad esempio? Niente, in tutti i campi. Specialmente di estate se ne infischiano tutti, i medici vanno tutti in ferie, gli infermieri lo stesso, gli ospedali, non, c'è un caos in questi momenti, specialmente nel periodo estivo, quindi che vuole che gli dica. Ma da che cosa dipende secondo lei queste disfunzioni? Ma niente, dipende da un complesso di cose che il governo se ne fregano tutti e perciò non c'è possibilità di risolvere i problemi che affliggono proprio il popolo italiano. Tutto è un caos. Se parliamo di pensioni, io sono un pensionato, ma io vedo che aumentano i dipendenti e quando si tratta di aumentare i pensionati, niente. Io sono rimasto fermo dal 79, da quando sono andato in pensione. Quindi che cosa aspetta il governo a fare l'aggancio alla dinamica salariale? Perché così rimaniamo sempre fermi e così succede un capufficio, un direttore, un colonnello, un generale viene a prendere meno di un semplice soldato, carabiniere, forza pubblica, quello che sia. Tornando al problema della salute, lei le è capitato di pagare i ticket diverse volte? Sì, sempre. Perché questo ticket? Scusate, se noi paghiamo paghiamo i contributi, anche noi pensionabili, mi pare che ci trattengono qualche cosa dalla pensione, perché non ci devono assistere come si deve? Qui per esempio noi avevamo prima noi gli statali, gli impiegati statali, io sono un insegnante in pensione e l'EMPAS e funzionava bene. L'EMPAS ora l'hanno tolta perché tutti ricevono un'agevolazione secondo loro, ci hanno tolto la tessera ferroviaria e tutti siamo andati a finire qui alla mutua, che poi la mutua tengono tanto personale che non fa niente, tanti infermieri che potrebbero veramente lavorare, fare iniezione, e noi che dobbiamo pagare se dobbiamo farci le iniezioni endovenose dobbiamo andare da un medico oppure da un infermiere che si fa pagare. Perché tutto questo, queste ingiustizie, questa sperequazione tra un ente e un altro? Ci sono enti che sono assistiti bene, ci sono enti che percepiscono una pensione molto rilevante, come i regionali, i comunali, ma è tutto un caos in Italia. Io non capisco questa situazione, chi la deve risolvere? Come si può risolvere questa situazione? E non è giusto così. Quello perché dipende dalla regione, deve prendere più un bedello, deve prendere più di un professore. Ma non è giusto questo, perché dipende dalla regione. Tutte queste cose sono veramente, demoralizzanti. Bisogna che ci sia che il governo intervenga a mettere l'ordine in Italia, e poi non parliamo dell'ordine pubblico che lascia desiderare.